Un altro aspetto molto curioso, che si riscontra in questa pubblicazione è appunto, il capitolo della leva militare. Parlaci, commenta di questo capitolo. Sì, ho voluto trattare la leva militare perché all'interno delle visite militari ci sono tutti i dati, le caratteristiche degli abitanti, i componenti maschili arruolati e quindi il colore degli occhi, il colore dei capelli, cicatrici. Qualsiasi elemento che caratterizzava le persone e questo prima e dopo l'Unità d'Italia. Quindi siamo in un periodo quando la fotografia ancora non era assolutamente diffusa e questo al fine di dare la possibilità agli abitanti di Bruzzano di conoscere i tratti somatici, le caratteristiche somatiche dei propri antenati. Una delle caratteristiche sulle quali sicuramente data attenzione è l'altezza media degli arruolati di Bruzzano rispetto a tutti gli arruolati di tutte le regioni italiane di quel periodo. Stiamo parlando dal 1855 al 1875, quindi prima e dopo l'unità. Gli abitanti di Bruzzano risultavano più alti di tutte le regioni, ad eccezione di Liguria, Piemonte, Veneto, e immaginate che le altezze medie erano di 1,53-52 nazionali e Bruzzano aveva 1,64, quindi più alti dei Lombardi addirittura. Questo è un aspetto che andrebbe sicuramente indagato, certamente indagato dal punto di vista della genetica, probabilmente dovuto alle varie migrazioni che durante tutto il corso dei secoli sono avvenute in questo luogo. Ricordiamo che sono passati i greci, gli armeni, gli albanesi, cioè, slavi, quindi è importantissimo, sarebbe bellissimo riuscire a indagare dal punto di vista genetico la popolazione, quindi un ulteriore studio. È un materiale che è a disposizione, quindi vuole essere a disposizione di studiosi che amano questi aspetti. Un altro capitolo molto interessante e molto ampio è quello anche dei confini territoriali di Bruzzano o Stato di Bruzzano. Correggimi se sbaglio. Sì, Bruzzano ha una storia importantissima. Oggi pensiamo che il territorio, i suoi confini fossero limitati agli attuali confini. In realtà i confini di Bruzzano coprivano una superficie di 80 km quadrati e abbracciavano quasi tutto il territorio dell'attuale Staiti, l'intero territorio di Ferruzzano, quello di Castelnuovo, buona parte del territorio di Brancaleone, fino al luogo chiamato Capistrello. Capistrello, mentre scrivevo questo libro, avevo visto un video del professor Stranges, che aveva analizzato le strutture di questa fortezza che si trova in questo luogo e fece appunto fa un'analisi molto approfondita. Quindi è interessantissimo che questo territorio di Bruzzano, da 80 km quadrati, si riduce nel corso dei secoli piano piano agli attuali 25-24 chilometri quadrati. Ogni comune quindi ha preso un pezzo del territorio, sottraendolo all'attuale comune di Bruzzano, e questo fa capire l'importanza che ha avuto nel corso dei secoli. Basti pensare che
le cartografie arabe del 1500 riportano Bruzzano insieme a Reggio Calabria, Messina, come punti di riferimento come città, escludono Gerace, che è una città molto più importante, o Roccella, ma riportano Bruzzano. Questo ha dimostrazione di quanto fosse importante come territorio, anche dal punto di vista militare. Non dimentichiamo che siamo sull'estrema punta meridionale dello Stivale e quindi punto di approdo sicuramente per approvvigionamento anche idrico da parte dei saraceni, oltre che luogo ideale da saccheggiare. Tra i documenti interessanti nello studio dei confini emerge anche un dato molto interessante, che è il nome originario del paese di Staiti. Ecco, è qui volevo arrivare, mi hai introdotto. Parlaci di Stupia, che cos'è? Sì, facendo le indagini proprio sui confini, a partire dal 1400, ho cercato di comprendere i reali confini attraverso sempre le fonti d'archivio. E sono partito dal fondo Ruffo di Scilla e per poi passare ad altre fonti sempre dell'Archivio di Stato di Napoli fino a quando non mi sono imbattuto in documenti importanti che parlano dei casali del comune di Bruzzano e dell'università, all'epoca si chiamavano così, dell'Università di Bruzzano. Tra i quali figura Stupia. Stupia, che è presente anche nella cartografia aragonese con il termine epistropia, o epistropia, bisogna capire come Gli va accenti, gli tutta questione di accenti. Sì. accenti. Ed è un dato importantissimo, perché fino ad oggi non si conosceva appunto il nome che Staiti ha assunto alla fine del 1500, datogli dai feudatari che portavano lo stesso nome, provenienti da Messina. È un libro che dà informazioni anche ai paesi limitrofi e non solo. Anche quei paesi che non esistono più. Sì, esatto. Emerge un po' un territorio ricco di piccoli insediamenti dei quali oggi non esiste traccia, se non soltanto nella toponomastica. Molta toponomastica è anche variata rispetto alla toponomastica presente nel periodo aragonese. Sarebbero interessanti anche ulteriori indagini in questo senso. Tutti questi villaggi che formavano il territorio di Bruzzano potrebbero essere stati abbandonati a seguito di terremoti, saccheggi da parte del Saracena, anche perché stiamo parlando di villaggi terre aperte, cioè prive di mura difensive. Torre Bruzzano, cioè l'attuale centro storico di Bruzzano, invece era murato. A tal proposito va detto che il feudatario aveva imposto a tutti gli abitanti di avere una casa all'interno dell'abitato e una casa fuori dell'abitato. Cosa avveniva? Avveniva questo perché? Perché nel periodo estivo avveniva quello che avviene oggi, cioè gli sbarchi. E arrivavano gli sbarchi perché il Mediterraneo appunto consentiva appunto la navigazione senza particolari problemi e arrivavano a saccheggiare. Quindi in periodo estivo la popolazione doveva vivere all'interno delle mura, invece in periodo invernale poteva permettersi di vivere al di fuori delle mura. Questo è un dato molto interessante dal punto di vista storico, urbanistico, architettonico, perché si è sempre pensato che il borgo
di Bruzzano fosse una conseguenza moderna, si intende dell'Ottocento, per l'espansione del centro abitato. In realtà era già presente nel 400 e nel 500. Questo significa avere un dato molto interessante per chi intende poi fare studi o addirittura recupero del centro urbano.